Ogni volta che su Instagram metto il box con la domanda, arrivano decine di messaggi decisamente simili. Ti è mai capitato di incontrare o di aver avuto dei rapporti tossici? Quello che sto per dire lo applico su di me. Il fatto stesso di avere il solo dubbio di avere un rapporto tossico rende quel rapporto tossico. Ma chi sono queste persone tossiche? Esistono? Se esistono, porca miseria, se esistono. E la cosa straordinaria è che manco se ne accorgono di essere tossiche. Perché hanno ragione. Oltre qualsiasi dubbio, loro hanno sempre ragione, vabbè. Ma ragione nell'illogico, totalmente al di fuori della realtà. I tossici, che anticipo al finale del video, nella mia vita sono stati allontanati, sono stati quelli che hanno messo al di sopra di tutto la loro persona. Esempio, sto raccontando qualcosa che mi riguarda e non viene neanche ascoltato, perché nel frattempo quello che mi ha intossicato sta pensando talmente tanto a quello che deve rispondermi e alla sua esperienza personale, che poi ti comincia a bombardare delle sue cose, non considerando lontanamente che tu stessi parlando, in quel caso che io stessi parlando, e che io stessi condividendo, e che io mi stessi confrontando, o mi stessi semplicemente sfogando. Una volta parlando con un'amica dissi: tale persona fa a gara a chi la fa più lontana, nel senso che se io ti dico, oh, guarda, no, per adesso ho un problema X, non mi dire niente, io ce l'ho gigantesco. Sì, vabbè, ho capito, ma stavo parlando io. Siamo ancora a un livello nel quale ce la possiamo cavare. Della serie, vabbè, questo è un egocentrico, non gliene strafrega, non ne merito niente di quello che gli stai dicendo, andiamo avanti. D'altra parte, me ne sto per tornare a casa mia, con questa persona non credo di averci più a che fare con facilità. Il vero tossico è quello che non si sa perché entra in competizione a chi la fa più lontano. Per mia esperienza sono quelli che sono entrati in competizione, che manco loro lo sapevano che erano entrati in competizione, ma manco loro ti sanno spiegare perché sono entrati in competizione. Ma in competizione serissima. Io ce l'ho più grosso, io ce l'ho più grave, io ce l'ho più lungo, io lo faccio più lontano. Ah, non mi dire niente, non puoi capire. No, io non posso capire, intanto perché sono cretina, però ok. Ma questa loro competizione non è che spingono questa persona a migliorare se stessa, è una di quelle competizioni che tende ad abbassare il tuo livello. Sono quelli che, pur di abbassare l'altro, lo screditano, e anche in modo a volte feroce, e per screditare l'altro tendono a manipolare e a controllare l'altro. Perché i tossici sono quelli che devono avere sempre per forza ragione, se tu non la pensi come me o con me o contro di me. Ma anche parlando di fesserie, mi piace il latte, non mi piace il latte, si arriva a livelli incredibili per cretinate. Ritorniamo allo screditare l'altro, a dover trovare la magagna in quello che fa l'altro, all'inventare cose assurde pur di screditare l'altro. Batta un colpo e se ti va, lascia la tua testimonianza, la tua esperienza. Se ti è capitato che hai raggiunto un obiettivo, con tutto quello che comprende raggiungere un obiettivo, che significa sacrificio, studio, fallimento, tutto. Guarda, anche raggiungere un obiettivo perché hai avuto una bella botta di fortuna, ci sta, evviva anzi. Ti dicevo, batta un colpo chi raggiunge un obiettivo e invece di sentirsi dire wow, bravo, quello che sentiva in realtà era un ronzio di eh sì, vabbè. Che vuoi che sia, chissà che cosa ha fatto, oppure, peggio ancora, il tossico punta sul personale ed è una cosa spregevole. Puntare sul personale, spesso e volentieri, è anche decisamente vile, del tutto illogico, completamente illogico. Batta un colpo e se ti va, lascia la tua esperienza. Se ti è capitato di essere toccato sul personale e non sull'argomento. Sul personale, perché tu sei questo e tu sei quello, con delle analisi pure abbastanza spicciole. E questo puntare sul personale
virava solo ed esclusivamente nello sminuirti e quindi nell'abbassarti. E spesso e volentieri abbassarti al loro livello. Sai qual è il punto, secondo me, che è una cosa che io ho notato? Che puntano sul personale perché prendono tutto sul personale. Quando in realtà non è così. Guai a parlare di politica, lì è peggio di peggio. Mamma mia, pare che gli stia toccando la famiglia. E mai a parlare di cucina, perché lì è peggio di peggio, pare che gli stia toccando la madre. Mai parlare di scelte musicali. Mamma mia, sembra che gli stia toccando i figli. Mai parlare di make-up. Mamma mia, pare che gli stia toccando la casa. Perché prendono tutto sul personale. Quando di persone non c'è niente. Cosa c'è di male a dire mi piace come mi sta un rossetto rosso piuttosto che rosa o bordeaux? No! Tu stai dicendo che io sono? No! Perché si va totalmente fuori dalla logica certe volte. Per questo ti dico, quando si punta sul personale, che è sempre molto vile come argomentazione, si esce fuori dalla logica. È un tossico, per sua definizione, non è logico, è totalmente fuori logica, quindi non si può discutere con un tossico. Anche perché se dici il cielo è azzurro, con molta probabilità farà di tutto per smentire la tua affermazione, perché non è vero che il cielo è azzurro. Sì, guarda, azzurro, no. Ah, quindi tu mi stai dicendo che mia madre è... Ah, brava, brava, lo vedi come sei? Lo vedi? Perché intossicare un ambiente con qualcosa di sgradevole? Tienitela per te. Non vuol dire ledere il diritto di opinione o di espressione. Infatti, penso che sia veramente un argomento vastissimo. Forse è molto complesso. E il problema è che questo argomento rischia di farci cadere nel vittimismo e diventare noi stessi dei tossici. Perché se ci fai caso, chi intossica l'aria degli altri poi fa di tutto per passare per vittima. Perché manipola. Manipola. Prova a controllare, ci prova, a volte ci riesce. Tempo fa una persona stava intossicando la mia vita. Io credo che non se ne sia mai resa conto questa persona, anche perché durante un bruttissimo scontro è caduto dalle nuvole quando io l'ho detto. Il punto è che non lo faceva con me perché ero io, lo faceva con tutti. Allora ho cominciato a osservare me stesso e ho detto: ma io come mi comporto? Ma io cosa faccio con gli altri? E ho cominciato a farmi delle domande. Le menzogne, le bugie, ma che servono? È un lavorio mentale inutile, è uno spreco disumano di tempo. La menzogna è un peccato mortale. Sprechi tempo. Meglio una brutta verità. Molto meglio. Saremo amici per sempre. Manipolare quello che accade, manipolare le parole, i messaggi, attraverso congetture personali che puntano sul personale. Follia. O attraverso opinioni personali che però vengono espresse come realtà e verità indissolute. Anche questo è un'enorme perdita di tempo. Quando proprio si tocca il personale di un individuo e quel personale diventa fonte di lavorio mentale e il mio lavorio mentale diventa una realtà indiscussa. Fai vivere, lascia, vai, aria. Entrare in competizione nella misura in cui quella competizione ti vuole rendere migliore. Ok, però io sono poco competitiva e non sempre un bene, lo ammetto. Ma entrare in competizione è per vincere, sminuire l'altro non è vincere, è perdere. Perdere anche rovinosamente. Hai semplicemente buttato ombre su un'altra persona. E il tempo che hai impiegato per gettare ombre sull'altra persona, mio caro tossico, potevi impiegarlo nel fare qualcosa per te stesso. Ovviamente in questo video parlo di amicizia. Non parlo di famiglia, non parlo di lavoro, anche se mi piacerebbe parlare di rapporti tossici nell'ambiente di lavoro. Uf, quante ne avrei da dire. Ma un rapporto di amicizia mi deve portare gioia, mi deve portare felicità, mi deve portare sollievo, risate, non agonia. Non, mamma mia, ogni cosa che dico viene contraddetta, mamma mia, ma ho semplicemente detto buona questa pizza. Ho letto una massima straordinaria in merito ai tossici un po' di tempo fa e ho preso appunto di queste parole in uno dei miei quaderni. Vuoi verificare che qualcuno sia tossico? Dai un tossico la sua medicina. Ti
ti dirà che lo hai avvelenato. Io seguo molto la mia natura. E anni fa ho trovato anche la forza di fare qualcosa di molto grande per la mia vita, che mi ha dato sofferenza sulle prime, ma che poi mi ha decisamente liberato. Ho semplicemente voltato le spalle e ho interrotto un ciclo.